mia solita buffonata. Sono tre parole ma una storia esagerata. Che no, no, che non esiste. Ma che no, no, che no, Natale non esiste. No, che no, no, che no, no, che non esiste. Natale no, Natale no, Natale non esiste. Panettone. Panettone. Allora il panettone è pop. E panettone è pop, quindi tendenzialmente quelli di nicchia dovrebbe far schifo, giusto? All'underground fa schifo. Fa schifo. Il panettone fa schifo. Però io vi do la ricetta: 600 grammi di farina, 110 grammi di lievito naturale, 120 grammi di zucchero, 3 cucchiaini di miele, 190 grammi di burro, 8 tuorli d'uovo, 150 grammi di... Che ne so, tutti quanti vorrebbero costruirsi un panettone a casa. Costruirsi. Io sono bravo a costruire in cucina. Da piccolo facevo qualche dolcetto natalizio. Brava. A Natale il mangiare classico è tacchino, carne. Ma io mangio da mio nonno le crepe. Le crepe? Eh sì, tutta la roba con la R dentro. Sì, le crepe, il ragù. Io preferisco il pandoro al panettone, però probabilmente quest'anno, dato che ho scoperto che sono allergico al grano, guardo gli altri mangiare il panettone e il pandoro e mi mangio le mie gallette di riso tanto amate. Gallette di riso natalizie. A me piace tantissimo il pandoro. Dici, perché non te lo puoi mangiare a Ferragosto il pandoro? Sì, ma... E poi il pandoro è una sorta di brioche gigante.